Alla fine ci siamo, ultimo episodio extra per Pokémon Violetto e così anche ultimo della serie. Si è giunti quindi al super torneo scolastico, il torneo 10 e lotte. Sì, il nome è alquanto discutibile e per fortuna lo sanno anche gli NPC, quindi meno male, Game Freak sa di aver scelto un nome pessimo. Bravi. Insomma, questo super torneo scolastico sancisce la fine del Let's Play, e però non sancisce ovviamente la fine del gioco. Ci sono tantissime cose da fare extra, come completare Pokédex, fare scambi magici e se vuoi farti una squadra competitiva, anche se esiste il rental. Ma sì, poi c'è il breeding per gli shiny. Insomma, ci sono cose da fare, quindi in realtà il gioco non finisce veramente mai. Passiamo al punto focale del video, le lotte del torneo. Sono piacevolmente sorpreso. Non mi aspettavo di trovare degli avversari di tutto rispetto. No, il livello è sempre lo stesso livello, poco sopra il 60. Che bisogna fare? Ci sono team monotipo, tipo il team di Dendra che è formato da solo Pokémon di tipo lotta. Quindi con un Pokémon psico te la cavi. Ci sono team misti, come quelli del professor Zim. Ci sono team variegati. Ma la cosa più importante è che tutti hanno una coverage per i tuoi Pokémon. Quindi tu vai nel torneo, qualsiasi Pokémon tu metti davanti all'avversario, lui ha una coverage per buttartelo giù. Davvero interessante. Inoltre, vincere questo torneo ti dà accesso a strumenti di vario tipo ogni volta che lo vinci. Quindi alla fine potrete farmare qualche strumento in particolare, se poi vi viene dato, certo. Però si farmano un po' di soldini. Si farmano un po' di soldini, se non avete un Pokémon nel Pokédex lo registrate e poi magari andate a cercarvelo. Visto che da un po' di tempo a questa parte si possono trovare anche i Pokémon nello stadio evolutivo finale, il che è una benedizione. Inoltre è importantissimo fare il torneo perché vi sblocca i raid 5 stelle e più raid 5 stelle completate, più potete affrontare i raid 6 stelle. E una volta affrontati i raid 6 stelle potete affrontare quelli 7 stelle. Quindi se ancora non avete completato il torneo fatelo almeno la prima volta così vi si sbloccano i raid a 5 stelle e ci sono Pokémon interessanti. Ad esempio io ho trovato Palafin. Così non devo interagire con altre persone e posso continuare a stare nella mia bolla e continuare ad essere un misantropo. Inoltre, fare i raid 6-7 stelle vi garantisce di trovare Cerotto per l'abilità. Quindi potete dare questo Cerotto abilità a un vostro Pokémon e in questa maniera cambiargli l'abilità e fargliene avere una nascosta, ad esempio. Non c'è molto altro da dire sul torneo, l'unico punto che vorrei fare è riguardo il gioco, che a discapito di tutti quanti i bug e il fatto che si possa glitchare l'area del DLC, è godibile. Si può godere tranquillamente di un gioco con tutti quei bug. Più che bug è che manca l'ottimizzazione e mancando l'ottimizzazione il frame rate cala vertiginosamente in alcune aree, tipo riaffrontando Ortiz del Team Star, il framerate con un po' di pioggia è droppato. E mi faceva male agli occhi, davvero. È insostenibile oltre una certa soglia. Però si gioca, non è proprio tremendo. Si potrebbe overclockare Switch per attingere a tutte le risorse, con il rischio però che si surriscaldi. Quindi, magari, se avete un acquario, vi consiglio magari di tenerla attaccata all'acquario in modo che il freddo dell'acqua raffreddi le componenti ed eviti di surriscaldarsi. Certo, è un po' una cosa un po' complicata, però, se si ha un acquario, lì si può provare un attimino a overclockare Switch ed evitare che le temperature friggano la console, anche perché sopra i 70 gradi. Dai 60 ai 70 si spegne la console, quindi più di tanto non si possono raggiungere temperature elevate. Cos'altro dire? Il gioco mi è piaciuto? Sì, mi aspettavo questi problemi? No, assolutamente no. E giocare da computer è la stessa cosa. Se giocate da computer avete comunque il problema del frame rate perché, beh, è ottimizzato male. E non si può neanche dare la colpa alla console, perché se vediamo Breath of the Wild, sì, ovviamente, certo, si va sempre a prendere Breath of the Wild, anche Super Mario Odyssey, sono giochi ottimizzati, eppure girano bene.
Ad ogni modo non c'è altro da dire, se volete giocarlo giocatelo, se non volete giocarlo non giocatelo, è un problema vostro. Ad ogni modo io vi ringrazio ovviamente per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.